Mancano 2 ore. 2 ore all'inizio della partita. Il palazzetto inizia ad animarsi. Gli steward, i servienti, ognuno ha il suo compito, le sue cose da preparare. I giocatori iniziano ad arrivare alla spicciolata. Chi prima, chi dopo. Ognuno con le sue scaramanzie e i suoi tempi. 2 parole con un tifoso, un caffè, magari doppio, al bar e poi via. Si imbocca il tunnel che ti porta verso lo spogliatoio. All'interno, Mauro, assistito dagli altri fisioterapisti, ha già preparato ordinatamente disposte sulla postazione di ognuno dei giocatori le maglie e le divise. È il primo segnale, la prima cosa che ti fa capire che fra poco si giocherà all'interno dello spogliatoio. Ma c'è dell'altro, c'è una tensione diversa da quella che è la tensione che c'è tutti i giorni o da quello che si respira prima di un allenamento. Ognuno, come dicevo, ha le sue scaramanzie, chi ha le sue cuffie ascolta magari della musica improponibili, chi magari sempre per stemperare la tensione fa 2 battute con i compagni, chi magari chiede a Mauro, anche se non ne ha necessità, di poter fare un massaggio, chi semplicemente guarda nel vuoto cercando la concentrazione più giusta e cercando di arrivare pronto al momento dopo. L'ufficio degli allenatori, intanto gli allenatori appunto discutono fra di loro, riflettono sulle ultime cose, cercano di ripensare a un dettaglio, a qualcosa che magari nella settimana, nel momento della preparazione della partita, gli è sfuggito. E anche quello è un modo per loro per stemperare la tensione. Qualcuno fra i giocatori intanto è pronto, esce, sale sul campo, prende la palla, 2 tiri a canestro, uno sguardo intorno ai tifosi che cominciano a entrare nel palazzetto, e cominciano anche loro a parlare, commentando magari la settimana, commentando le partite, gli anticipi che già ci sono stati. Insomma, si inizia a respirare quella che è l'aria vera della partita. Intanto gli altri nello spogliatoio sono pronti, e arriva il momento del riconoscimento. Percorri il tunnel, arrivi nello spogliatoio degli arbitri, solita trafila, nome, numero di maglia, buona partita. Minuti passano, ci siamo. Si ripercorre ancora il tunnel e si ritorna nello spogliatoio. Gli allenatori hanno lasciato il loro ufficio e ci sarà l'ultima riunione. Pochi, ultimi, ma a volte decisivi e importanti consigli. Alla fine, i belli carichi, mano sopra quella dell'allenatore, e c'è il primo, forza Varese. Lo ci carichi, lo senti, in quel momento l'adrenalina inizia veramente a scattare. E allora anche lì, qualche minuto perché ognuno faccia le sue ultime cose, le ultime scaramanzie, gli ultimi pensieri a quello che dovrai fare poi. Si esce, si apre la porta dello spogliatoio e si è tutti lì nel tunnel aspettando che arrivi il 30° minuto esatto prima dell'inizio della partita per poter iniziare. E anche lì gli sguardi si incrociano, qualche 5 così, con le mani che magari senti già sudate o di qualcuno magari anche qualcuno che magari un po' fredde. 5 che ci si dà fra i giocatori, fra lo staff, e ancora un urlo, ancora con la voce più forte, più decisa di prima, e in quel momento proprio senti che stai per entrare in campo, arriva il momento in cui entri, in cui giochi e non conta più niente, conta solo quello. 5 scalini, vai di corsa, finalmente entri in campo, senti i tifosi che accolgono il tuo ingresso con grande entusiasmo e finalmente fra 30 minuti si gioca.